E dopo l'infortunio al tendine d'Achille durante i mondiali di ginnastica in Canada, Vanessa Ferrari è tornata a casa, Rai Sport è andata a trovarla e a chi pensa che la sua carriera sia terminata, l'Azzurra risponde per le rime. Il servizio di Sabrina Gandolfi. Sono un po' dispiaciuta, non tanto per il tendine, ma principalmente perché comunque sono salita sulla pedana consapevole di giocarmi qualcosa di importante. Vanessa Ferrari è rientrata in Italia, è stata tradita ancora dal suo fisico, che questa volta l'ha abbandonata in Canada mentre cercava l'oro ai mondiali di ginnastica artistica a Montreal. Beh, tradita dal mio fisico, allora più si va avanti è chiaro che è comunque uno sport che ti logora le articolazioni, qualsiasi cosa è sempre più difficile, però il mio fisico mi ha portata fino a qua e nel bene e nel male ho avuto tanti infortuni, però sono stata anche molto ripagata. Quante volte questa atleta fantastica, su cui abbiamo riposto molte delle speranze azzurre della ginnastica, ha dovuto soccombere alla fragilità di un tendine che la tormenta? E quante volte si è rialzata e ci ha riprovato per se stessa e per rispondere a chi non ha voluto credere nella sua capacità di ripresa dandola per finita? Sono stata più volte data per finita, e però vorrei ribadire che deciderò io quando avrò finito, se avrò voglia e le possibilità di andare avanti lo farò, se avrò le possibilità ma non avrò più voglia o viceversa finirò, ma sarò io a deciderlo, quello che sentirò una volta a posto. Ora è a casa, a Brescia, si sta preparando per l'intervento di domani, l'ultimo soltanto a settembre 2016, e le previsioni di recupero parlano di 5 o 6 mesi. Qualcuno si dispererebbe, non lei. Riuscirò a tornare, non ho fretta, perché la cosa più importante è sistemarlo al meglio.